come ANPAS stiamo svolgendo un'attività intensa di lobby positiva nel governare, per quanto di nostra competenza, ma per discutere insieme ai stakeholders istituzionali e non solo, la nostra posizione rispetto ai decreti delegati di questa legge quadro, che saranno un po' il fulcro e l'operatività ispirata da questa legge delega, che tutto sommato ci piace in termini di definizioni quadro, perché finalmente si è definito che cos'è il terzo settore, quali sono gli obiettivi, e sicuramente condividiamo l'opportunità della presenza corretta, realtà trasparenti del terzo settore per garantire il welfare nel prossimo futuro. Ma in quest'ottica il nostro problema è quello di individuare le specificità della nostra realtà, perché quello che si sta consolidando nel vissuto del legislatore, di chi sta scrivendo i decreti delegati, nel nostro versante è quello di due poli che noi non in cui noi non ci riconosciamo: il volontariato piccolo di prossimità che fa servizi complementari e l'impresa sociale. Noi siamo una realtà di volontariato organizzato storico che ha delle caratteristiche che non si inquadrano negli aspetti di questi due poli opposti, che peraltro sono la gran parte delle realtà del terzo settore, e quindi stiamo cercando di far evidenziare le nostre specificità per poter continuare a essere una opportunità per servizi complessi come quelli della protezione civile. Non a caso Fabrizio Curcio, il responsabile del Dipartimento della Protezione Civile, ha rilanciato questa esigenza e sollecitato le istituzioni a prenderne atto, perché il volontariato è variegato, è bellissimo, il volontariato occasionale, il volontariato che si è espresso con Expo e che è parte anche del nostro, ma il nostro fa anche servizi complessi, servizi continuativi. Abbiamo costruito una nostra piattaforma che stiamo via via aggiornando ed espandendo per evidenziare i nostri punti fermi che riguardano l'affidamento dei servizi, le modalità con cui articolarsi e confrontarsi con le istituzioni, aspetti riguardanti la gratuità e della volontarietà del servizio dei nostri volontari, fondamentale. Noi siamo contro qualsiasi forfettizzazione che rischia di svalutare e rovinare l'immagine di una storia ultracentenaria di volontari che svolgono gratuitamente, col solo rimborso di spese a piè lista, la loro attività. Un elemento importante che stiamo adesso mettendo in atto è uno sviluppo continuo di questa piattaforma, che è una base con dei principi generali, attraverso una proposta che abbiamo appena mandato al Vice Ministro Bob, agli altri stakeholders, riguardante il miglioramento o l'aggiornamento di una legge che va manutenzionata, la 266/91, a cui noi facciamo riferimento e che nella legge delega 106 vuole anche un affinamento e una armonizzazione con le leggi sull'APS. Su questo noi stiamo battendoci proprio per permettere di avere strumenti che ci consentano nel futuro di continuare la nostra attività.